mentre chiamiamo il dottor Vernieri di Federcasse, ringraziamo le 2.376 persone che stanno seguendo in streaming gli interventi dei nostri invitati. Grazie mille. Bene, un saluto anche da parte mia, un ringraziamento a Massimo per l'invito, a Giuseppe Del Vecchio, ai colleghi del nostro sistema che rappresentano la vostra sigla. Lo citava Massimo in apertura, oggi è stato eletto il nuovo presidente della nostra associazione, magari un fatto che ha nella norma, come dire, una sua fisiologia, per noi è un fatto abbastanza straordinario. Pensate che sostituisce un presidente che ha operato per 25 anni, quindi per noi è un fatto abbastanza storico, per cui ovviamente è un giorno per noi importante alla luce di una riforma che sta per partire e cambiare complessivamente il nostro sistema. Tra l'altro il presidente dell'Erba, che ho incontrato proprio prima di venire qui, mi ha detto di salutarvi, perché ovviamente lui è anche presidente ancora, non so se lo continuerà ad esserlo, della delegazione sindacale, quindi è particolarmente vicino ai temi che trattiamo e ha una sua ovviamente sensibilità che cercheremo ovviamente di utilizzare anche in questo nuovo ruolo di maggiore responsabilità. Allora, io faccio veramente un saluto veloce anch'io, non voglio entrare nel merito di argomenti, anche perché probabilmente la maggior parte di voi non conosce più di tanto il nostro sistema e quindi mi tengo buono, diciamo, gli argomenti per quando riprenderemo il nostro confronto, però un punto che ha sollevato Alfio prima credo che sia necessario riprenderlo e che riguarda soprattutto la metodologia con cui noi ci confrontiamo e andiamo avanti. Siamo in una fase in cui abbiamo bisogno veramente di cambiare il modo di confrontarci, cercando di liberarci, io spero definitivamente, ma quantomeno in questa fase particolare, da tutte quelle conflittualità e antagonismi che purtroppo troppo spesso hanno contraddistinto le relazioni sindacali anche nel nostro sistema. Anch'io non ne voglio fare una questione di sigla, però un tema c'è e non riguarda solo l'unità del sindacato, che noi auspichiamo sicuramente, poi abbiamo dimostrato non come prova di forza, ma come prova di necessità. E se dobbiamo fare le cose le facciamo anche senza l'unità sindacale, ma è sicuramente una modalità subottimale. Noi gli accordi li vogliamo fare tutti insieme, ma quando l'unità sindacale diventa un diritto di veto c'è un problema che dobbiamo riuscire a superare. E lo dico in modo accorato, sicuramente, lo dico in casa di un sindacato che ha accompagnato tante battaglie, tante negoziazioni all'interno del nostro sistema, ma mi porto anche l'esperienza che ho fatto nei gruppi dove ho lavorato in precedenza. Credo che ci sia la necessità di ritrovare insieme, probabilmente in una fase per noi molto complicata e molto difficile, quella capacità di lavorare per un obiettivo comune. Lo diceva giustamente Alfio. Poi nel merito possiamo anche essere su posizioni molto distanti. Ma nelle modalità noi dobbiamo ritrovare quella capacità di fare le cose con senso di responsabilità, con coraggio, ma soprattutto con rispetto per le parti, sapendo che quello che riusciremo a fare ovviamente lo facciamo per le nostre persone. Due parole, due soltanto sul contratto nazionale. Si è parlato molte volte negli interventi che mi hanno preceduto di contratto unico. Noi non siamo tendenzialmente contrari al contratto unico, probabilmente è una confluenza anche fisiologica per un settore come il nostro che si sta trasformando. Ma non ora, ma non adesso. Noi adesso abbiamo proprio bisogno di valorizzare l'autonomia del nostro contratto. Tra l'altro abbiamo sottoscritto un impegno in questo senso, lo dobbiamo fare proprio adesso. Stiamo affrontando una fase di cambiamento radicale del nostro sistema. L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è di clonare il contratto di un altro settore che ha esigenze e problematiche diverse. Lo faremo probabilmente dopo, sarà una confluenza automatica, ma non adesso. Non ci serve, è controproducente. Dobbiamo, senza fare stravolgimenti, ma dobbiamo impegnarci a trovare un impianto normativo che sia dentro il contratto piuttosto che a fianco del contratto, che ci aiuti ad affrontare e risolvere i temi che abbiamo, che sono grandi, che sono complessi. Non voglio fare numeri, ma noi abbiamo da affrontare un tema di livelli occupazionali che non vuol dire ridurli necessariamente, non vuol dire ridurre l'occupazione, vuol dire tutelarla, vuol dire riqualificarla, ma sono tutte cose che dobbiamo fare insieme e che per tanti anni noi non abbiamo fatto. Il nostro sistema è indietro,
è indietro di almeno 10 anni su questi temi, deve recuperare, lo deve fare nel momento più difficile, nel momento in cui la sostenibilità sia economica che sociale è ovviamente molto più ridotta rispetto al passato, però non abbiamo alternative, lo dobbiamo fare necessariamente in tempi brevi. E quindi evitiamo di farci la guerra, evitiamo di contrapporci in maniera, come dire, conflittuale. Troviamo insieme le soluzioni. Poi, voglio dire, come sempre avremo la capacità di individuare dei compromessi, ma stiamo al tavolo. Facciamo le relazioni sindacali nel tavolo di trattativa e non nelle aule del tribunale. Non serve a nulla, ci perdiamo tutti, a prescindere dall'esito dei giudizi che vanno da una parte piuttosto che dall'altra. Ci perdiamo tutti, e ai lavoratori queste cose non interessano. Quindi, ripeto, da parte nostra c'è la massima disponibilità e volontà di affrontarle insieme queste cose. Ripartiamo ora che abbiamo un nuovo presidente, e credo che sia la risposta migliore che possiamo dare in un momento come questo. Grazie.